Buonasera Abruzzo. Le notizie dall'Aquila e dalla regione di oggi, lunedì 8 febbraio 2021. Emergenza Covid, il caso Pescara. Paga i casi da riporto e la libertà del periodo natalizio. Oltre 30 i pazienti Covid arrivati da Pescara al San Salvatore. L'intervista all'economista aquilano Riccardo Persio. Sulmona, protesta contro la sanità depotenziata. Chiusura del punto nascita, servizi di prossimità carenti, pediatra una volta a settimana, ospedale in emergenza. A Sulmona in scena la protesta di più territori. Acqua, weekend a secco per alcune zone dell'Aquila Est e per i comuni della Subequana, in concomitanza con i lavori legati alla messa in sicurezza del traforo. Vi spieghiamo cosa è successo. Ricerche sul velino, il meteo permette solo alle squadre da terra di agire, impossibili voli degli elicotteri per trasportare i soccorritori in quota. Paganica, dopo 12 anni, il ritorno nelle case ricostruite a Rione Colle. Per tutte le notizie e gli approfondimenti, il sito è www.ilcapoluogo.it. Buona serata dalla redazione.